Gauss nasce a Brunswick il 30 aprile 1777. Siamo nella Bassa Sassonia, in Germania, e nella piccola stradina di Werdengraben. Poi, in seguito, si trasferì Gauss con la sua famiglia al numero 30 di Wilhelmstrasse, vicino al grande canale della città. Quando Gauss aveva 3 anni, diciamo, ebbe subito un'esperienza traumatica, se così possiamo dire, ebbe un incontro addirittura, forse, con la morte. Perché, mentre giocava vicino al fiume, cadde in acqua e rischiò di morire annegato. Però il destino volle che un contadino, un pastore, che si trovava nei pressi, diciamo, dell'accaduto, prese Gauss e lo salvò da un destino tragico. E diciamo che la matematica ha un grande debito nei confronti di quest'uomo. Sin dall'età di 3 anni il piccolo Gauss dà subito idea di essere un bambino prodigio. Infatti ci sono diversi aneddoti che lo stesso Gauss raccontò ai propri studenti, ai propri amici. Si narra che a 3 anni il padre, mentre faceva dei conti, dei salari, sbagliava le somme e il piccolo Gauss andava a correggere questi conti. Uno degli aneddoti forse più conosciuti del genio di Gauss risale al 1786, quando Gauss, all'età di 9 anni, si narra un giorno il maestro di Gauss, il professor Büttner, ebbe in mente di dare ai propri studenti, alla propria classe, il compito arduo di sommare tutti i numeri da 1 a 100. In questo modo magari lui avrebbe avuto più tempo per farsi gli affari suoi, mentre i poveri studenti avrebbero impiegato tutto il giorno per sommare i numeri. Ma dopo pochi istanti, pochi minuti, il piccolo Gauss alzò la mano e disse: «Ho finito, il risultato è 5050. E lì il maestro rimase sbalordito dal genio di Gauss, perché all'inizio credette di essere, diciamo, preso in giro dallo studente, ma poi quando ebbe davanti la soluzione geniale di Gauss, rimase fulminato dal genio di Gauss. Perché che cosa aveva, come aveva risolto il problema il nostro genio? Gauss fece il seguente ragionamento: se prendiamo il numero 1 e il numero 100 e li sommiamo, otteniamo 101. Ma se prendiamo il 99 e il numero 2 e li sommiamo, otteniamo 101. Se prendiamo 98 e 3 e li sommiamo, otteniamo 101. Cioè otteniamo progressivamente 101, sempre 101, sommando gli estremi, i numeri decrescenti e crescenti uno con l'altro. Ma siccome noi di queste coppie ne sommiamo un numero doppio rispetto al valore che vogliamo calcolare, dobbiamo dividere il tutto per 2. E quindi è facile capire che il risultato della nostra somma dei numeri da 1 a 100 è 100 per 101 fratto 2. Quest'idea della somma di Gauss deriva probabilmente da un concetto classico della matematica dei numeri triangolari. Un numero si dice triangolare quando è possibile disporre la sua quantità sotto forma di triangolo. La serie dei numeri triangolari è costituita dal numero 1, dal numero 3, dal numero 6, dal numero 10 e il generico numero triangolare si ottiene sommando i primi n numeri naturali. Ad esempio, se volessi calcolare il terzo numero triangolare, il 6, dovrei operare 1 più 2 più 3. E inoltre il numero triangolare successivo è dato dal numero triangolare precedente più il suo lato aumentato di 1. Questa formula era nota a Gauss e probabilmente fu uno degli indizi che lo portò a calcolare la somma dei numeri da 1 a 100. Gauss si fece strada e divenne noto nella cittadina di Brunswick
tant'è che giunse addirittura al cospetto del duca di Brunswick, il quale intuì subito il genio di Gauss ed offrì adesso la sua protezione, denaro, ricompense, per ben 15 anni, dal 1791 fino al 1806. Frequentò poi Gauss il ginnasio, frequentò il collegio, studiò filosofia, letteratura, italiano, matematica avanzata, studiò gli scritti di Eulero, studiò gli scritti di Newton, di Lagrange, di Laplace, addirittura Newton per Gauss era un idolo, e lo accompagnò per i primi anni della sua formazione. Poi nel 1795 Gauss si trasferì a 100 km da Brunswick, a Gottinga, a sud dell'Hannover, e lì si iscrisse all'università, dove la sua tesi fu la prima dimostrazione in assoluto del teorema fondamentale dell'algebra, un risultato eccezionale. Ma a Gottinga Gauss ebbe un'esperienza che gli cambiò la vita. Questa esperienza è così importante perché Gauss stesso capì che avrebbe dovuto dedicare totalmente la sua vita alla matematica. Nella sua casa a Gottinga scoprì la possibilità di costruire con riga e compasso un poligono regolare a 17 lati. Questo non vuol dire che Gauss si mise lì a disegnare a mano con il compasso la costruzione del poligono, ma risolse un problema algebrico, un problema che questa figura straordinaria di Gauss lo spinse a studiare profondamente la matematica. Poi nel 1801 Gauss pubblica il primo libro scritto da lui, Le Disquisitiones Arithmeticae, dove all'interno di questo libro straordinario, un testo che darà il via alla teoria dei numeri, c'è anzitutto la dimostrazione della costruzione del poligono a 17 lati, l'eptadecagono, e poi ci sono altre scoperte, altre teorie, una raccolta di tutte le scoperte che Gauss aveva compiuto nella sua infanzia, nella sua adolescenza, fino ai 20 anni circa, e qui conia una frase famosissima che recita: la matematica è la regina della scienza, ma la teoria dei numeri è la regina della matematica. Nelle disquisizioni aritmetiche il concetto con cui si apre l'opera di Gauss è la cosiddetta aritmetica modulare. Che cosa vuol dire quando due numeri sono congruenti, hanno un modulo tra di loro? Vuol dire che se io prendo i numeri A e B e la differenza B-A o A-B è divisibile per M, allora quei due numeri per definizione si dice che sono congrui modulo M. Ad esempio, 56 e 6 sono congrui modulo 5, perché 56 meno 6 fa 50 e 50 è divisibile per 5. Ma per capire questo concetto in modo più semplice, possiamo fare un esperimento prendendo un orologio. Se voi prendete un orologio e, supponendo che la lancetta sia posizionata sulle 9, e ruotate la lancetta di 4 ore, evidentemente andremo a finire sull'una. E questo fatto si traduce nell'aritmetica di Gauss dicendo che 13 ed 1 sono congruenti modulo 12, perché 13 meno 1 fa 12 e 12 è divisibile per 12. Questa è un po' l'idea dell'aritmetica degli orologi. Poi nel libro di Gauss c'è la dimostrazione del teorema fondamentale dell'algebra,
che questo teorema ci dà un'informazione cruciale. Ci dice che se noi consideriamo un polinomio di grado n, cioè un'espressione in cui ci sono dei termini, dei monomi, dei prodotti di una variabile indipendente x moltiplicata per dei coefficienti che potrebbero essere reali o complessi, allora Gauss ci dimostra che un qualsiasi polinomio di questo tipo si può scomporre, per qualsiasi polinomio di grado n esistono n radici coincidenti o non coincidenti, ma coincidenti per l'appunto al grado massimo del polinomio, cioè n. Conseguenza di questo fatto è che un polinomio si può scrivere come prodotto scomposto di tanti fattori della forma x meno r con i, dove r con i è la generica radice del polinomio. E così via. In quest'opera c'è lo studio delle forme quadratiche, c'è lo studio della costruzione dei poligoni con riga e compasso, è un'opera suddivisa in 7 capitoli, e questi capitoli però sono criptici perché Gauss preferisce non rivelare i modi con cui lui giunge alle dimostrazioni, preferisce rimanere ambiguo perché qualcuno potrebbe magari rubargli le idee al suo posto. Lui addirittura pubblicava gli articoli solo quando erano perfetti, e questo gli provocò molti disguidi con altri matematici, perché poi gli altri matematici pubblicavano queste idee subito, magari Gauss attendeva tempo che queste idee fossero perfette, però poi si scopriva che effettivamente le idee le aveva scritte prima Gauss degli altri. Infatti il libro spesso viene chiamato il libro dei 7 sigilli per la complessità dell'argomento, e poi si scopre che Dirichlet sarà l'unico ad aprire questi sigilli, tant'è che si narra che lo stesso Dirichlet la notte sotto il cuscino metteva il libro di Gauss, pensando che magari il giorno dopo qualche idea di Gauss gli sarebbe entrata in mente. C'è un aneddoto singolare sul teorema fondamentale dell'algebra. Il relatore di Gauss era uno dei più grandi professori matematici dell'epoca, Pfaff. Si narra che un giorno il grande Alexander von Humboldt, che era un fan di Gauss e collaborò con lui per diverse questioni sul geomagnetismo, andò da Laplace e per curiosità gli chiese un giorno: ma senti, chi è il matematico più grande della Germania? E Laplace gli disse: Pfaff, naturalmente. E Humboldt rispose: e Gauss? E Laplace: ma Gauss è il matematico più grande del mondo. Ma il risultato che rese famoso Gauss in tutto il continente a livello più ampio fu in ambito astronomico, con la scoperta del pianeta Cerere. Tutto ha inizio da una legge famosa all'epoca, la legge di Titus-Bode, che ci dava la distanza di ogni pianeta del Sistema Solare dal Sole in unità astronomiche. Unità astronomica è la distanza che c'è tra la Terra e il Sole. E questa legge di Titus-Bode affermava che questa distanza, in particolare il semiasse maggiore, era data da una formula n più 4 decimi, dove n è un valore che vale 0, poi vale 3, poi raddoppia man mano per ciascun pianeta. Ora, all'epoca erano stati tabulati una serie di dati in base alle osservazioni ed erano stati mappati buona parte dei pianeti del Sistema Solare. Però per il valore di n pari a 24, si stava cercando un pianeta sconosciuto che doveva trovarsi tra l'orbita di Marte e quella di Giove, e tutti quanti gli astronomi si erano ritrovati insieme cercando di capire
di fare delle ricerche e trovare questo pianeta. Trascorse un po' di tempo fin quando Giuseppe Piazzi, dall'osservatorio di Palermo, riuscì a intravedere questo pianetino che battezzò in onore ad una divinità della Sicilia, il pianeta Cerere. Poi passarono delle settimane e questo pianetino scomparve dalla vista. Gli astronomi non riuscirono più ad individuare Cerere, era scomparso totalmente nel cielo. Dopo diverse disguidi, osservazioni, ricerche, vicoli ciechi, calcoli inutili, uno di questi astronomi inviò le poche informazioni all'epoca note, inviò i dati ad un giovane matematico 24enne, all'epoca un po' famoso, già conosciuto, a Gottinga, il nostro Gauss. E Gauss, dopo pochi giorni, riuscì ad individuare, con un metodo estremamente potente, riuscì ad individuare Cerere. Questo gli conferì una notorietà più ampia, divenne subito famoso, perché questa scoperta, questo ritrovamento fu un trionfo. Il metodo che Gauss aveva impiegato per calcolare l'orbita di Cerere va sotto il nome del metodo dei minimi quadrati, che è un metodo sostanzialmente che ci consente, partendo da un numero finito e limitato di punti noti da osservazioni, di ricostruire una funzione in qualche modo che interpoli questi punti. In particolare si parte dai punti noti, dalle osservazioni note, cioè si ricerca una funzione f che riduca al minimo gli errori, la differenza tra la posizione esatta del pianeta e la posizione stimata. Per trovare questa, per rendere minima la funzione, deve essere minima la somma dei quadrati espressa da questa formula. Questo metodo dei minimi quadrati è utilizzato oggi in statistica, in fisica, in modellistica, in ingegneria, è un pilastro della scienza. Nel 1818 il regno dell'Hannover incaricò Gauss di operare forse una delle opere più maestose dell'epoca, la triangolazione di tutto il regno. Che cos'è la triangolazione? Si tratta di posizionare dei punti sulla superficie del territorio, triangolare questi punti e mappare tutto quanto su delle carte geografiche. Questo perché serviva da un punto di vista politico, da un punto di vista militare, da un punto di vista del commercio. Avere delle carte, delle mappe, era sempre un vantaggio per uno Stato, per un regno. E Gauss fu subito preso dallo svolgere quest'opera. Anche perché lui pensava di cavarsela in breve tempo. Ma scoprì che in realtà ci vollero ben 8 anni per portare a compimento quest'opera. E in queste avventure, che coinvolsero anche il figlio di Gauss negli ultimi periodi, Gauss non lo vediamo semplicemente seduto a fare dei conti, ma si inerpica nella foresta, si sporca di fango, fa delle arrampicate, delle corse, degli accampamenti, è un nomade, si sposta da un punto all'altro, insomma è un Gauss che, un po' come Alexander von Humboldt, va nella foresta e quindi si immerge nella natura. E in quel tempo Gauss inventa anche uno strumento per operare le triangolazioni, l'eliotropo, che consentiva attraverso dei fasci luminosi di operare proprio dei calcoli trigonometrici per calcolare gli angoli dei triangoli, le aree, le altezze e così via. Ma la triangolazione fu per Gauss qualcosa che lo avvicinò
alla geometria. Dalla triangolazione, dalle mappe, dalla cartografia, Gauss si dedicò a quella che forse sarà l'opera più importante di tutte, la geometria differenziale. E qui Gauss dà sfoggio alla sua straordinaria competenza in questo campo, introducendo il concetto di geometria non euclidea. Assieme a Bolyai e Lobachevsky, le geometrie non euclidee saranno il fondamento poi della relatività di Einstein. Lo stesso Einstein dirà che senza la geometria di Gauss la relatività non sarebbe mai potuta esistere. E che cosa sono le geometrie non euclidee? Che cos'è una geometria euclidea, anzitutto? Euclide aveva definito i cosiddetti postulati della geometria euclidea, che erano cinque, e il primo postulato dice che per due punti passa una e una sola retta, il secondo postulato dice che un segmento si può estendere all'infinito, il terzo postulato afferma che qualsiasi punto può essere il centro di una circonferenza di qualsiasi raggio, il quarto postulato ci informa che tutti gli angoli retti sono congruenti, e poi c'era il quinto postulato che sembrava un teorema, era più complesso, ed affermava che presa una retta ed un punto esterno alla retta esiste un'unica retta passante per quel punto parallela alla retta di partenza. Ora, Gauss scoprì, assieme a Lobachevsky e a Bolyai, che se si toglie questo quinto postulato e lo si modifica, nascono delle nuove geometrie. In particolare, queste geometrie sono la geometria iperbolica, dove abbiamo infinite rette passanti per il punto e parallele alla retta data, e poi abbiamo la geometria ellittica, dove di queste parallele non c'è neanche una. E questa è una rivoluzione della geometria. E poi nel 1827 Gauss pubblica le Disquisitiones Generales circa Superficies Curvas, il libro magnifico della geometria differenziale. In questo libro Gauss definisce forse il teorema più importante di tutti, e per la sua importanza verrà rinominato il teorema egregium, che afferma una cosa molto semplice. Questo teorema ci dice sostanzialmente, Gauss scopre che la curvatura di una superficie è qualcosa di intrinseco alla superficie, non è qualcosa che bisogna descrivere da un ambiente esterno, ma appartiene alla superficie stessa, e questa curvatura localmente costante. Questo vuol dire che se io prendo una superficie e la muovo in questo modo, la faccio ondulare, la geometria estrinseca di questa superficie sta variando, vedete? La sto incurvando questa superficie, ma la curvatura rimane costante. Però se prendo una sfera che ha curvatura diversa da quella del piano, allora non posso mai trasformare il piano in una sfera e viceversa, perché le curvature sono diverse. Si dice in gergo tecnico che quando prendo due superfici che hanno una curvatura identica, allora esiste una isometria, cioè una trasformazione geometrica che non altera le distanze e i punti tra queste due superfici. Questo è il motivo del perché, ad esempio, non si riesce mai a trasformare una carta geografica sferica su un piano senza distorcere degli angoli o delle lunghezze. E questa è la curvatura gaussiana. E Gauss dimostra nel suo teorema che la curvatura gaussiana è locale alla superficie, perché riesce a mostrare che questa curvatura si può esprimere attraverso i cosiddetti coefficienti della prima forma fondamentale, che sono dei coefficienti tecnici intrinseci della superficie che descrivono poi la geometria locale alla superficie.
ma i contributi di Gauss sono immensi. Si occupò di numeri primi, con la sua stima del logaritmo integrale sulla funzione indicatrice dei numeri primi nella serie. Si occupò di fisica. Negli ultimi anni della sua vita, con Weber a Gottinga si occuparono di magnetismo, di campi magnetici, di geomagnetismo. E non è un caso che le unità di misura del flusso magnetico e dell'intensità del campo magnetico sono proprio il Weber e il Gauss. Ci sono diverse statue, diverse opere sparse in Germania che testimoniano la grandezza di Gauss, e ad esempio a Brunswick, nel parco di Gauss, c'è un'imponente statua in bronzo dedicata a Gauss. Lui si vede in mano tenere le disquisizioni aritmetiche, e per chi è un po' attento, sulla sinistra di questa statua, alla base, c'è incisa la stella a 17 lati che contraddistingue Gauss. Qual è l'eredità del principe dei matematici? È un'eredità straordinaria. Gran parte della matematica, della fisica e di molti settori della scienza li dobbiamo a Gauss. E tutte le sue intuizioni, la sua eredità, il suo tesoro, sin da quando era un bambino prodigio, sono racchiuse in un diario segreto, il diario di Gauss, dove c'è una miniera di informazioni, di idee. Addirittura si era scoperto che Gauss aveva intuito come un numero intero fosse esprimibile come al massimo la somma di tre numeri triangolari. Oppure c'era l'intuizione sul poligono da 17 lati, gli scritti sulla geometria, sull'algebra, sulle congruenze. Si narrano molte storie, miti su questo diario di Gauss. Si narra che Gauss iniziò a scriverlo a 13 anni, si narra che fu trovato direttamente nella sua casa natale, si narra che questo diario lo accompagnasse la sera quando lui meditava alle scoperte più intriganti. Tuttavia esso è una dimostrazione di come Gauss ebbe in mente, prima di altri, molte delle intuizioni della matematica, perché lui preferiva pubblicare l'opera quando era perfetta, non voleva pubblicare l'impalcatura come una cattedrale splendente senza l'impalcatura. Così un teorema deve essere libero, sgombro da costruzioni, alterazioni e così via. Da qui la frase famosa «Pauca sed matura», poche cose ma buone. Come sempre aspetto i vostri commenti, i vostri pareri. Vi do appuntamento alla prossima. Questa è la storia di Gauss, di un personaggio straordinario, di una mente al di sopra di tutte, di un genio assoluto, la storia del principe dei matematici.